Grazie a voi per l'invito, grazie a voi per aver deciso di partecipare. In realtà quel rapporto dell'ACRI lo scrissi io un po' di anni fa e diciamo che sono la persona che di fatto ha introdotto le fondazioni di comunità in Italia e quasi tutte le ho costituite io. Il concetto è un concetto che può essere interpretato in tanti modi diversi, io vi dirò quello che anche a livello internazionale viene definito come fondazione di comunità. Poi ci sono tanti soggetti che si chiamano fondazioni di comunità che non rientrano in questo, cioè non è che c'è il discorso legale per cui deve essere così. Però tanto per avere un'idea di perché è nata questa idea e perché si sta diffondendo. Io sono segretario di Assifero attualmente, che è l'associazione di categoria degli enti di erogazione, le fondazioni degli enti di erogazione, fra cui fanno parte quasi tutte le fondazioni comunitarie italiane, sono soci del SIFE, quindi ho una certa conoscenza di questo mondo. Ora, l'obiettivo mio è un po' di parlare di fondazioni di comunità e volontariato, visto la vostra esperienza. Prima, diciamo che tratterò quattro punti fondamentali. Uno, appunto, volontariato e dono. C'è stato qualche accenno su cos'è sto dono e altro il ruolo, cos'è il ruolo delle fondazioni di comunità, poi come eventualmente perché le organizzazioni di volontariato possono essere interessate a collaborare o a promuovere le fondazioni di comunità e concluderei con alcune indicazioni operative. Questo è più o meno il piano di lavoro. Ora, a mio avviso, prima di iniziare qualsiasi discorso è opportuno chiedersi quale sia il fine delle organizzazioni di volontariato, perché secondo me non c'è una totale chiarezza in materia e non avere una totale chiarezza in materia rischia di avere delle conseguenze abbastanza pericolose per il settore stesso. Si tratta, in altri termini, di chiedersi se il fine dell'attività del volontariato è dell'organizzazione del volontariato è quello di produrre beni e servizi o piuttosto quello di aiutare i volontari a donare tempo, competenze, passione, quello che si vuole. Perché sono due approcci molto molto diversi, radicalmente diversi. Quindi, chiaramente, la mia visione è che il dono è il fine. Però non necessariamente tutti concorso su questo tipo. E perché, a mio avviso, il dono è il fine, è un valore in sé? Perché ha un effetto sicuramente importante sui volontari, sui loro beneficiari diretti, le loro attività, che sono quello di dare senso e identità, quello di dare relazioni, perché sono relazioni non strumentali, mentre normalmente spesso viviamo in una società in cui le relazioni sono quasi tutte strumentali e quindi l'altro è mezzo, non fine, e quando l'altro diventa mezzo e non fine perde la sua dignità, se vogliamo, e noi stessi la perdiamo, e perché dona emozioni. Voi tutti, me lo spiegate a me, il volontariato permette di vivere delle emozioni abbastanza uniche, abbastanza forti. Ora, se ci pensate, questi sono i bisogni più forti attualmente nella nostra comunità, bisogni a cui la società attuale non è in grado di dare risposte. Certo, ci sono palliativi, si cerca illusioni, vi dicendo, ma sono i bisogni veramente fondamentali. E il mio sentimento è che il non essere in grado di dare una risposta adeguata a questi bisogni sia una delle cause anche della crisi economica. Perché è evidente che se una persona è motivata, se una persona ha una prospettiva, ha una produttività di un certo tipo, se non ce l'ha, ha una produttività di un altro tipo. E oggi, se guardate tutti i giornali, parlo del problema della produttività in Italia come uno dei problemi di fondo. Quindi, innanzitutto, il dono diventa uno strumento, una modalità attraverso la persona afferma se stessa come persona. Per Paolo Donati, sociologo di Bologna, dice che il dono è ciò che rende umano l'umano. E noi abbiamo un forte bisogno di umanizzare la società in cui viviamo. Ma il dono ha anche un effetto sociale importante. Il dono genera fiducia e quindi capitale sociale.
E non c'è studioso che non, oggi non dica che il capitale sociale è fondamentale per lo sviluppo sia economico che politico delle comunità in cui viviamo. E il dono genera appartenenza, senso di comunità. E anche lì, soprattutto in una situazione di globalizzazione, vediamo come la comunità è fondamentale anche per il successo economico. Se io sono un'impresa in una comunità disgregata, farò una gran fatica a competere a livello internazionale. Quindi, a mio avviso, il dono acquista un significato fondamentale, per cui è il vero fine dell'attività che viene portata avanti. I beni e servizi sono, se vogliamo, i frutti, le conseguenze, ma non il fine dell'attività di volontariato. Certo che se uno fa attività di volontariato genererà tutta una serie di servizi, genererà tutta una serie di beni importanti, fondamentali, ma non è il fine. E questo è un punto strategico, perché se noi mettiamo i beni come fine, i beni e i servizi prodotti come fine, rischiamo di snaturare il volontariato stesso. L'aumento di efficienza, efficacia, economicità, che sicuramente sono cose buone e opportune, deve però essere sempre subordinato alla dimensione umana e relazionale proprio del dono. Quando, in nome dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, noi neghiamo o calpestiamo questa dimensione, magari otterremo un risultato nel breve interessante, ma nel medio e lungo è quasi certo che l'ente si scioglie. Il fondamento dell'attività del volontariato è appunto questa attività di dono. Se si sente strumentalizzato, tendenzialmente rischia di cambiare idea. Questi sono alcuni aspetti che, come premessa di tutto il ragionamento su cosa è e su perché la fondazione di comunità e cosa in qualche modo la rende parallela al discorso del mondo del volontariato. Detto questo, quindi entriamo più in modo più specifico su il ruolo di, e cos'è il ruolo di una fondazione di comunità. Ora, se per fare volontariato, cioè per donare il proprio tempo, le proprie competenze, abbiamo bisogno di una organizzazione, di una struttura che ci aiuti a vivere questo, senza le organizzazioni di volontariato sarebbe molto difficile fare volontariato, sarebbe molto complesso, che poi è una cosa che è abbastanza immediata, però viviamo in una società così articolata, così complicata, che le cose che dovrebbero essere semplici diventano complicate. Ora, anche il dono in denaro, senza una infrastruttura DOC, diventa estremamente difficile. Si può pensare che sia semplice? No, è complicatissimo. Ci sono tonnellate di norme, di cose da controllare, da verificare, e se non c'è qualcuno che abbia un'infrastruttura che ci aiuti a donare, tendenzialmente noi lo facciamo molto di meno di quello che altrimenti potremmo fare. Questa è l'idea di fondo. Uno potrebbe dire, vabbè, ma ci sono già appunto le organizzazioni di volontariato, gli enti non profit, e sono quelli, diciamo, l'infrastruttura per ricevere le donazioni. A mio avviso lì c'è un limite. C'è, se vogliamo, un conflitto di interessi evidente. Almeno latente, non necessariamente vissuto, ma che è sempre presente, perché è normale che l'ente penserà al donatore in funzione delle risorse che gli può dare per realizzare il suo progetto. E quindi c'è un rischio di strumentalizzazione del donatore. E se a me come volontario non piace essere strumentalizzato, potete immaginare che neanche il donatore ama essere strumentalizzato. Quindi c'è una tensione, poi non è che si manifesti sempre, ma c'è una tensione reale per cui in un certo momento io come ente ho la mia missione è quella di realizzare quel progetto lì, e quando guardo il donatore, più che il donatore, guardo i soldi che ci sono dietro per poter realizzare il mio progetto. No, c'è questo rischio. Poi, per carità, non si manifesta sempre, ma c'è questo rischio. Per questo occorre una struttura che faccia del donatore il fine e non il mezzo per raccogliere i soldi.
E se lo riesco a fare come fine, poi alla fine raccoglierò molti più soldi. A volte le strade sono più complicate di quelle che possono. Però se strumentalizzo, la cosa diventa più complicata. Ecco quindi che il ruolo della fondazione di comunità è creare questo soggetto che in qualche modo si mette al servizio del donatore, fa del donatore il suo fine per permettergli di donare. Donare dove vuole lui, nel Madagascar piuttosto che a Carpi o dove per gli anziani, piuttosto che per i carcerati o i disabili, poco importa. Quello che mi importa è che quella persona riesca effettivamente a vivere l'esperienza del dono. Naturalmente, visto che siamo in pochi, mi potete fermare in qualsiasi momento. Ecco, queste sono le fondazioni di comunità così come le abbiamo concepite in Italia. E come io mi riferisco. Per carità, ci sono altri soggetti che si chiamano fondazioni di comunità totalmente lecitamente, ma che non rappresentano questo modello. Quindi, queste fondazioni di comunità hanno come fine non la disabilità, gli anziani, quello che volete, ma la promozione del dono. Cioè, quello che gli interessa è aiutare la gente a donare. Quindi, tendenzialmente, questi enti non gestiscono i propri progetti. Perché se gestissero i propri progetti, finiremmo nel problema di prima. Rischierebbero di cercare di indirizzare le risorse verso la realizzazione dei propri progetti, no? Loro sono in realtà una struttura di intermediazione fra le non profit e i donatori. Ora, naturalmente, non tutte le donazioni hanno bisogno di una struttura di intermediazione. Tantissime donazioni non ne hanno bisogno ed è giusto che vadano direttamente alle non profit. Ma c'è tutto un mondo di donazioni che hanno bisogno di questa infrastruttura. Se questa infrastruttura non c'è, queste donazioni non si manifestano, vengono perse. Questo, se vogliamo, è il mercato a cui si fa riferimento. Quindi non raccolgono per sé. Il loro obiettivo è aiutare i donatori a vivere le emozioni, il piacere collegati al dono. Voi tutti conoscerete sicuramente dei donatori, e quando un donatore vero esprime la sua esperienza, c'è un piacere. Non c'è donatore vero che non dica che riceve sempre più di quello che dà. Quando un donatore riesce a vivere il dono nella sua integrità, poi è qualcosa di bello, è qualcosa che vuole rifare. Perché? Perché risponde a un bisogno nostro, perché l'uomo è fatto così. Poi ci sono tutta una serie di studi che tendono a disumanizzare l'uomo, a negarne questa dimensione, però ognuno di noi nella propria vita, e voi lo sapete più degli altri, vive questa dimensione. Privarlo di questa dimensione è privarlo di una parte fondamentale della sua umanità. Quindi, in una società che per secoli ha negato questa dimensione, bisogna ricreare l'infrastruttura sociale perché questa dimensione si manifesti. Quindi non è l'obiettivo è tappare i buchi del bilancio delle pubbliche amministrazioni. Non è quello di cercare di risolvere i problemi sociali, tanto quelli ci sono sempre, ci saranno sempre. È quello di permettere alle persone di riaffermare una dimensione fondamentale del loro esistere. Attraverso questo sforzo poi probabilmente avremo meno problemi sociali, probabilmente ci saranno più risorse per la comunità, ma questo è sovrappiù, viene dopo, conseguenza. Il fine è creare le condizioni affinché ogni persona possa effettivamente vivere questa dimensione. Attraverso le organizzazioni di volontariato, per chi vuole viverlo facendo volontariato, attraverso altre infrastrutture, per chi invece questa dimensione la vive erogando contributi in denaro. Questo è il principio che sta sotto. Ma esperienza mia personale, in genere quando chiedi la donazione, chiedi anche una donazione di disponibilità per fare l'attività, in genere ti chiedono che sia finalizzata questa. La fondazione non ha proprio i progetti e quindi c'è, cioè, chiedo scusa, forse l'ho fatta troppo presto la domanda. Comunque ci arrivo, non ha proprio i progetti, ma si mette a servizio di tutti i progetti degli enti del territorio. Per cui
Non necessariamente indirizzo, adesso poi ci arriviamo. Non necessariamente magari indirizzo. Giusto per, chiedo scusa, siccome ci sono dei pezzi che poi forse il dottor Casadei tratta, magari aspettiamo solo. Sì, ma non è un problema. Dopo... Non è un problema. Rispondere che l'abbiamo già fatto. Non si, il punto è proprio questo: non raccoglie soldi e dice poi ci penso io e decido io come spenderli. No. A meno che il donatore gli dica no, tu ci devi pensare te perché io non ci voglio pensare, però tendenzialmente non c'è. Non raccoglie soldi per da destinare come vuole lui. È un intermediario. Il donatore, nel momento in cui dona, può dare tutte le indicazioni che possono essere anche estremamente precise su come questi soldi devono essere spesi. La fondazione fa da garante, da struttura di intermediazione, e adesso vediamo un po' come lo fa. Cosa offre? Cosa offrono questi enti ai donatori? Offrono essenzialmente quattro cose. Sicurezza. Punto. Io dono e voglio essere certo che la mia donazione serva e finisca in un certo modo. In un mondo in cui la fiducia è un bene prezioso, bisogna collegare questa fiducia con tutta una serie di garanzie affinché questa possa manifestarsi, perché se inizia a avere dei dubbi poi magari non dono perché chissà cosa succede con i miei soldi. Semplicità: se io dono non voglio avere problemi, non voglio andare a avere problemi burocratici, amministrativi, voglio donare, voglio vivere la bellezza del dono e non trovarmi in difficoltà di diverso tipo. Tanto per darvi una storia, recentemente un grande personaggio dello spettacolo ha fatto una sua fondazione. Bene, il presidente di questa fondazione mi ha raccontato che da quando ha fatto la sua fondazione è in casini bestiali, nel senso che per il suo lavoro sente il commercialista una volta al mese, per la fondazione praticamente tutti i giorni, perché la cosa è complicata. Allora è chiaro che se io dono e poi mi trovo tutto serio di problemi, alla fine ci smetto di donare, perché non deve essere un suicidio. Altro elemento fondamentale è la flessibilità. Lo strumento deve essere fatto a misura del donante. Non è che il donatore si deve adeguare a me, sono io che mi devo adeguare al donatore, sono io che gli devo fare un vestito su misura. Devo fare un vestito che risponda alle sue esigenze finanziarie, che risponda ai suoi interessi, che risponda alle sue sensibilità, che risponda a se vuole essere conosciuto, se vuole nominato, che sia fatto affinché risponda a quello che vuole lui, affinché lui lo utilizzi per realizzare effettivamente una dimensione profonda di se stesso. E infine, naturalmente, la cosa deve essere economica ed efficace, perché non siamo lì per buttare dei soldi, cioè chi dona non vuole buttare i soldi, se vuole che il suo dono abbia il massimo impatto e la massima efficacia per realizzare quello che crede. Allora, vado un po' in più in profondità su questi quattro punti. La sicurezza, le garanzie. Le garanzie possono essere di tanti tipi e le fondazioni di comunità ne mettono in campo parecchi. Garanzie di tipo giuridico. Per queste donazioni si utilizza lo strumento della donazione modale. Cosa permette la donazione modale? Permette a qualsiasi soggetto, non semplicemente al donante, a qualsiasi soggetto, nel caso la fondazione non rispetti la volontà del donante, di intervenire, di chiedere intervento del giudice affinché la fondazione lo rispetti. Quindi abbiamo queste, una garanzia, se vogliamo, di tipo tecnico-giuridiche. Ma in Italia le garanzie giuridiche lasciano un po' il tempo che trovano, quindi non basta. C'è anche una garanzia, se vogliamo, chiamiamola politica. Cosa significa? Significa che il consiglio di amministrazione della fondazione ha come scopo primo e principale quello di garantire che la volontà dei donanti venga rispettata. Qualora si dimenticasse di questo suo compito, cosa succederebbe? Succederebbe che nessuno dona più, perché se esce fuori che la fondazione non rispetta la volontà dei propri donatori, voglio vedere qual è l'altro donatore che gli dona davanti. Quindi, se volete, c'è una pressione anche di mercato a comportarsi in un certo modo, perché se non ci si comporta in quel modo si chiude. E questo è importante
perché una volta creata, se io creo una mia fondazione autonoma, una volta creata questa mia fondazione autonoma, il rischio che nel tempo ci si dimentichi dello scopo, ci si dimentichi della mia volontà originaria, oppure semplicemente non si faccia più niente perché la gente non ha più tempo, è reale. E vi sono diverse fondazioni esistenti che sono in questa situazione. Astrattamente c'è l'organo di controllo, regione piuttosto che prefettura, che dovrebbero intervenire. Concretamente non succede mai. Queste enti ti creano problemi infiniti al momento del riconoscimento. Una volta che sei riconosciuto, non esisti più. Cioè, puoi fare tutto quello che vuoi, nessuno ti andrà a vedere niente. E quindi c'è forte rischio che queste fondazioni autonome, quando chiaramente il fondatore non c'è più per le ragioni, rischiano di perdersi e di abbandonare la propria finalità. Magari perché quella finalità non è più perseguibile, allora bisognerebbe cambiare lo statuto per adeguarlo, però una procedura lunga, complicata, allora lasciamo perdere, che non succede niente. Nelle fondazioni di comunità questo non può succedere, perché si tornerebbe al problema di prima. Se io lascio dei soldi lì inattivi, inoperativi, allora non faccio più il mio lavoro e quindi nessuno mi donerà più. Possono essere poi garanzie di natura contabile. Per poter avere una tracciabilità completa e dimostrare esattamente che quei soldi sono arrivati per quel fine, sono stati spesi per quel fine, in modo proprio perfetto, questi enti non si limitano alla partita doppia, ma fanno una doppia partita doppia. Cosa significa? Che ogni scrittura viene scritta due volte, una per tenere traccia della natura, donazione, l'altra per tenere traccia della finalità, il progetto ABCD. In questo modo io sono in grado di vedere se poi effettivamente è stato utilizzato per il progetto ABCD, insomma, cosa che non potrei con la semplice partita doppia, perché perderei o la natura, non saprei che è stata una liberalità, mi batte dentro me nella fase patrimoniale, o la destinazione, qui non saprei quei soldi per cosa sono stati fatti. Quindi abbiamo una garanzia, se vogliamo, di natura contabile. Un'altra garanzia è una garanzia che potremmo chiamare di controllo sociale. Queste fondazioni, almeno in Italia, pubblicano in automatico tutte le informazioni relative ai fondi, ai progetti da essi sostenuti, alle donazioni raccolte, tranne quelle che i donanti vogliono che rimangano riservate, chiaramente. Ma questo significa che se voi andate su un sito di una fondazione di comunità, voi in automatico avete tutte le informazioni e quindi la comunità può vedere come sta operando. Proprio è un sistema che, per cui uno non deve fare niente, li va in automatico. Si mette a dire che... Altra cosa che queste fondazioni fanno è la raccolta e la rendicontazione dei progetti che sono stati finanziati. Il donante X ha dato i soldi per il progetto Z, se dai direttamente i soldi per il progetto Z, spesso e volentieri l'organizzazione Z si dimentica di dare la rendicontazione e quindi lui non è in grado di sapere come i soldi sono stati spesi, la fondazione invece fa questo lavoro. Ma non solo raccoglie questa rendicontazione che il donante magari non arriverebbe, ma poi l'analizza. E analizza con un occhio esperto, perché sapete meglio di me che le rendicontazioni si possono anche un po' fare in modi non proprio perfetti. Allora, se io le vedo tutti i giorni, vedo subito dove c'è qualcosa che non è proprio adeguato. Un donatore che ne vede una ogni anno, insomma, non ha l'occhio, la cosa gli può sfuggire abbastanza brutalmente. Poi vi possono essere garanzie di natura fiscale. In Italia i benefici fiscali per le donazioni non sono tantissimi, ma ci sono, però è abbastanza interessante notare come spesso e volentieri i donatori non utilizzano questi benefici. Gran parte dei donatori non allegano alla dichiarazione dei redditi le donazioni che pur potrebbero allegare. Le ragioni sono tante, fra queste c'è anche il timore di avere problemi, perché la normativa, per chi io ci lavoro mi è semplice, ma per uno normale, distinguere fra due organizzazioni di volontariato, una iscritta e l'altra no, non è una cosa pacifica.
e in un caso è beneficio, nell'altro caso no. O distinguere fra due organizzazioni di volontariato, l'una che tiene la contabilità in partita doppia e l'altra no, è ancora più complicato. Eppure l'uno ha il beneficio e l'altro ci sono dei dubbi. E quindi queste cose posso spingere, visto che io non ho bisogno di una dichiarazione o niente, io allego semplicemente il mio bonifico, poi dopo 3 anni arriva la finanza, guarda, dice no, questo qui non andava bene, e becco delle sanzioni bestiali, intanto vale, ho fatto la donazione a parte. Invece la fondazione di comunità dà il massimo di garanzie, non solo la partita doppia ma la doppia partita doppia, io ho donato lì, se anche poi i soldi andranno a enti che non vanno bene, la colpa è della fondazione, non è mia. E quindi il fisco non mi può dire niente. E infine ci possono essere garanzie di natura economica. Qualsiasi ente ha un rischio imprenditoriale, qualsiasi ente operativo. Cosa significa rischio imprenditoriale? Significa che potrebbero le cose andare male e quindi ci potrebbero saltare fuori dei creditori che dicono... mi utilizzo questi soldi qua. Un ente di erogazione puro, cioè un ente che l'unica cosa che fa è prende i soldi che ha e li distribuisce, di debiti fa fatica a farne. Quindi a questo mondo non esiste nulla senza rischio, però il rischio è chiaramente molto 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 più ridotto. E quindi il rischio che la mia donazione finisca a pagare altre cose è molto ridotto, perché questo rischio economico non c'è. Questo tanto per dire le tipologie di garanzie che io come fondazione riesco a mettere a disposizione dei donatori. Altro elemento fondamentale è la semplicità. Come ho detto prima, io quando dono non voglio avere problemi. E invece noi viviamo in un mondo in cui i problemi ce ne sono in continuazione. Allora, la donazione fatta attraverso una fondazione di comunità è un atto semplicissimo. Se è di modica entità basta una lettera. Se invece chiaramente va a intaccare il mio patrimonio, occorre l'atto notarile piuttosto che il testamento. Ma una volta fatto questo non devo più pensare a niente. Non ho bisogno di ottenere, di predisporre statuti, ottenere riconoscimenti, perché ce l'ha già la fondazione, quindi io non ne ho bisogno. Non devo gestire gli organi, consiglio di amministrazione, revisore, queste robe qui, perché sono già della fondazione, quindi io non ne ho bisogno. Tutta la gestione amministrativa, contabilità, bilanci, privacy, antiriciclaggio, insomma poi ogni anno ne mettono una nuova, non mi interessa, perché c'è già la fondazione che si preoccupa di tutto ciò. L'attività erogativa, che è un'attività che non è proprio semplicissima, perché dalle strategie alla raccolta dei progetti, all'individuazione dei progetti, al rapporto con i vari enti non profit, a farsi dare la rendicontazione, è una realtà complicata. Ebbene, tutto questo io non me ne devo preoccupare, salvo che per quelle cose di cui voglio preoccuparmi. Cioè, di norma, a me interessa decidere a chi vanno i soldi. Poi, dopo, tutti gli altri aspetti, se non ci fosse, sarebbe anche meglio. Però qualcuno ci deve pensare e ci pensa la struttura della fondazione. Io non ci devo pensare. Infine, con un'unica donazione, tendenzialmente fatta a fine anno, quando uno fa i conti di come è finita l'attività, posso poi finanziare tutti i progetti che voglio, nel limite chiaramente dei soldi che ho donato. E quindi, da un punto di vista della mia contabilità o della mia gestione col fisco, ho un'unica ricevuta, chiudo la partita e dopodiché tutto il resto io non ci devo pensare. Quindi questo chiaramente semplifica di molto tutta la burocrazia, tranne quella che io mi piace gestire in prima persona, perché mi piace, tutto viene in qualche modo delegata a questo ente. Di fatto la fondazione cos'è? La fondazione di comunità è come un soggetto che mette in outsourcing la propria struttura ad un donatore. Io donatore non mi devo creare tutto l'ambaradam che invece mi devo creare se voglio fare la mia fondazione, perché ce l'ho già a disposizione, la utilizzo solo per quello che mi serve. Quindi questo comporta una serie di benefici che magari guardiamo dopo. Altro elemento fondamentale è la flessibilità. Come ho detto prima, la fondazione è al servizio del donatore, non il donatore al servizio della fondazione. Quindi il donatore, quando dona, deve avere la possibilità di fare esattamente quello che vuole lui. Che significa? Io dono per un progetto specifico e quindi i miei soldi li do per quel progetto lì. Oppure
Io dono a favore di un fondo, magari un fondo destinato ai progetti di quell'ente piuttosto che della parrocchia X, e i miei soldi finiscono già in un fondo precostituito. Oppure io mi voglio creare il mio fondo. Cosa significa creare il mio fondo? Mi voglio creare la mia fondazione privata, senza però crearla, senza dover fare tutti i passaggi. E nel momento in cui creo la mia fondazione privata, posso chiaramente decidere il nome, stabilire le finalità, decidere quanto deve durare, fino a quando ci sono i soldi, in perpetuo, creando un patrimonio, oppure per 3 anni, 5 anni, 10 anni, quello che voglio io. Cosa, come, quando, chi può donare a questa fondazione? Il ruolo che io voglio avere nella vita di questo mio fondo. La destinazione delle donazioni. Questi soldi devono andare a patrimonio in modo che venga utilizzata sulla rendita, devono essere messi a riserva per poi utilizzarli fra qualche anno, oppure devono essere erogati rapidamente dopo qualche mese. Se voglio crearmi un comitato consultivo o meno, magari con i miei familiari oppure con delle persone che conoscono che danno delle indicazioni su come le erogazioni devono essere fatte. Posso anche decidere come deve essere investito l'eventuale patrimonio. Io posso scegliere. Mi affido alla fondazione perché lei ha le competenze e tutto, oppure no. Io, uno che gli piace, che conosco, e dico no, questi soldi devono essere investiti in questi strumenti, in quest'altro, e la fondazione fa esattamente quello che voglio io. È chiaro che se mi affido alla fondazione avrò delle economie di scala, se faccio quello che voglio io non avrò queste economie di scala, però ognuno poi fa quello che gli pare. La flessibilità è totale. Ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro, chiaramente. Quali informazioni voglio che siano rese pubbliche e quali invece assolutamente riservate? Come bisogna operare nel caso in cui il fine non sia più perseguibile per qualsiasi ragione? Come bisogna fare le modifiche? Senza necessariamente dover passare attraverso la regione piuttosto che la prefettura. Oppure posso anche decidere di utilizzare questo strumento in via sperimentale. Ho in mente di crearmi la mia fondazione, però intanto non è che sia così esperto, no? Di grandi esperti su fondazione non ce ne avrà massa in giro. E allora inizio con pochi soldi a vedere come funziona, mi faccio le idee e poi al momento opportuno faccio uscire questi soldi e mi creo la mia fondazione autonoma. Però nel frattempo ho potuto sperimentare, ho potuto capire, ho potuto approfondire tutta una serie di passaggi. Piuttosto che dico no, effettivamente io sto bene qui e rimango qua dentro, magari via testamentaria passo il mio patrimonio e la cosa continua così come è stata impostata. Per cui vedete quanta flessibilità che si può mettere a disposizione del donante? Il donante è il vero dominus, decide lui. Sì, formalmente l'erogazione deve essere fatta deliberata dalla fondazione di comunità. Certo, il consiglio di amministrazione della fondazione mantiene il diritto di veto, perché se io, chiaro, donatore, dico alla fondazione prendi questi soldi per pagarmi la vacanza, la fondazione dice no, perché non si può fare. E questo è necessario perché alla fine, come ho detto prima, il responsabile è la fondazione, non è il donante. Quindi se non ci fosse questo passaggio sarebbe pericoloso, insomma non potrebbe funzionare. Però garantisco, e lo garantisco in prima persona, nel senso che se voi andate sul sito della Fondazione Comasca che abito lì, c'è il mio fondo, Monica Bernardina, il fondo che utilizzo io con risorse, io non sono particolarmente ricco, quindi con risorse limitate, ma quei soldi che posso destinare a beneficenza li faccio transitare da lì. Quindi non vi racconto cose strane, vi racconto esattamente l'esperienza reale, l'esperienza fatta da me. Infine, chiaramente, proprio per quelle ragioni che ho detto prima, per questo mettere in outsourcing la propria infrastruttura, utilizzare una fondazione di comunità è molto economico ed efficace. Innanzitutto, vabbè, la fondazione, essendo onlus, permette i benefici fiscali, tendenzialmente quello più comune, la più dai meno versi, ma non c'è solo quello. Ma ci sono alcuni aspetti specifici che possono essere interessanti. Il primo è che a seguito dell'inserimento, della chiarificazione della nozione di beneficenza avvenuto nel gennaio del 2009, io come fondazione di comunità, come fondazione che fa beneficenza onlus, posso finanziare
progetti fatti da enti che non sono onlus, progetti di utilità anche se fatti da enti che non sono onlus. Cosa significa questo? E per finanziare questi progetti posso utilizzare la rendita del mio patrimonio piuttosto che donazione ad hoc. Questo, se noi giriamo, guardiamo dall'altro punto, vuol dire che se io donante voglio donare, l'esempio che faccio spesso è la vacanza per disabili organizzata nella mia parrocchia. Se io sono persona fisica e faccio la mia donazione, non la posso dedurre, perché la parrocchia non è onlus. Se io invece utilizzo la fondazione di comunità e faccio una donazione modale alla fondazione di comunità, questi soldi devono essere destinati a finanziare la vacanza dei disabili della mia parrocchia, progetto chiaramente utilità sociale, non ci sono dubbi. Allora faccio la donazione ad una onlus, la fondazione di comunità, e quindi la mia donazione è totalmente deducibile. Dopodiché, se la fondazione di comunità accetta la donazione, accetta anche il vincolo e deve trasferire questi soldi al progetto vacanze disabili della mia parrocchia. Quindi io riesco in questo modo a far avere a quell'ente, a quel progetto, che se lo dessi diretto non potrei godere del beneficio fiscale, della mia donazione, godendo del beneficio fiscale. Altro elemento interessante è che attraverso l'utilizzo di un intermediario filantropico, come appunto la fondazione di comunità, io posso separare il momento della donazione dal momento della scelta dei progetti. Cosa significa questo? Che io la donazione la faccio nel momento in cui per me è, dal punto di vista economico, più conveniente. Di norma, a fine anno, quando faccio le somme, so quanto posso dedurre, so quando è, e faccio la mia donazione. Ma se io so quanto posso dedurre il 31-12, non è sempre evidente che io abbia a disposizione i progetti che mi interessano a me il 31-12. Ma se io aspetto l'1 gennaio, passa nell'altro anno fiscale dove magari gli stessi benefici non li posso più godere. Allora io cosa faccio? Il 31-12 faccio la mia donazione presso il mio fondo. Ho la mia ricevuta, lo metto nella mia dichiarazione e quello è finito. Poi con calma, magari dopo mesi, magari dopo anni, individuo l'iniziativa che mi piace, chiamo la fondazione e dice: prendi quei soldi e dallo a quel progetto. La fondazione verifica che il progetto sia di utilità sociale e mi dai quei soldi per quello. Quindi io massimizzo il beneficio fiscale là nel momento in cui lo posso fare e poi erogo con la massima flessibilità. Il fisco italiano invece è per cassa, è molto rigido. In altri paesi io posso dire: non ho utilizzato il beneficio negli anni precedenti, lo utilizzo adesso. No, non hai usato il beneficio, l'hai perso. Oppure io vorrei realizzare un progetto particolarmente importante, per cui non ho una capienza fiscale in un anno solo, no? Allora ogni anno faccio la mia donazione di quel valore fino a quando arrivo all'importo voluto e a quel punto faccio il mio progetto. In questo modo ho sfruttato al massimo il beneficio fiscale, mentre se io dessi tutti i soldi in una botta sola, probabilmente una quota la posso dedurre e l'altra quota, quella che cede, non la posso più dedurre. Quindi questo tanto per darvi un'idea di come questo strumento mi permette di sfruttare certe possibilità del nostro ordinamento che però, a causa di rigidità, se non c'è uno strumento di questo genere, le perdo. Inoltre, la fondazione di comunità è uno strumento che può mettere in rapporto con altri donatori oppure fare delle campagne di raccolta su un determinato progetto. Io posso dire: ok, io ho 10.000 euro, 5.000 euro, 1.000 euro per fare questo progetto, non sono sufficienti. La fondazione apre un progetto e apre una raccolta comune dicendo: ci sono già 10.000 euro, chi vuole contribuire a questo progetto, così, e quindi può raccogliere, offrendo chiaramente il beneficio fiscale, cosa che se io da solo non ce la farei, sarebbe complicato. Come ho già detto prima, la fondazione non ha progetti propri, però se è una fondazione di comunità finisce per conoscere tutte le organizzazioni del territorio per osmosi, e quindi quando il donatore vuole realizzare qualcosa è in grado di dare dei consigli, sempre consigli, non gli impone niente, però gli può dire: guarda, questo ente sa fare questo, questo ente sa fare quest'altro, questo progetto è sempre fallito, non so se lo vuoi fare ancora, però, e dopo il donante poi decide quello che vuole lui. È un servizio che la fondazione mette a disposizione del donante in quanto lo vuole, sempre è il donante il fine. Naturalmente, la fondazione può essere uno strumento per massimizzare i benefici d'immagine piuttosto che per tutelare l'anonimato.
mettendo assieme tanti fondi ci sono chiaramente benefici fiscali evidenti, sia nella gestione patrimoniale ma anche nella gestione amministrativa, cioè io devo fare un bilancio solo, non devo fare 15. E i costi però proprio per questo sono, uno, particolarmente contenuti, tendenzialmente chiedono, trattengono lo 0,5, l'1% della donazione, quindi quasi niente, e poi sono definite a priori, mentre se io mi faccio la mia fondazione, lo so alla fine dell'anno quanto mi è costata, e di norma sempre di più di quello che avevo preventivato. Quindi questo spero di avervi dato un'idea di cos'è una fondazione di comunità, poi chiaramente ci sono tanti altri aspetti, però di qual è il suo ruolo, quali sono i meccanismi che mette insieme, poi come... Ora, perché un'organizzazione di volontariato può essere interessata a promuovere una fondazione di comunità? Secondo me ci sono almeno tre ragioni grosse. Uno, che per quello anche che vi ho detto prima, può diventare uno strumento che utilizzo per raccogliere donazioni. Due, è che è comunque un mio interesse promuovere il dono all'interno della mia comunità, anche se poi i soldi non arriveranno direttamente a me, ma perché comunque già il valore è il mio ed è comunque un beneficio per tutti. E poi, come alcuni hanno chiesto, favorire le relazioni inter e intrasettoriali. Questo le fondazioni riescono a fare abbastanza bene. Per quel che riguarda la raccolta fondi, anche qui ci sono quattro gli aspetti fondamentali. Uno, massimizzare i benefici fiscali per i propri donatori. Due, offrire loro maggiori garanzie. Gestire donazioni complesse. Garantire l'intangibilità del proprio patrimonio. Cosa voglio dire con questo? Beh, i benefici fiscali ve l'ho spiegato prima. Se io sono un'organizzazione non profit, che non è onlus, perché, per esempio, benché onlus non può dare beneficio fiscale perché non gestisce la contabilità come chiede l'Agenzia delle Entrate, o perché sono organizzazione di volontariato però non mi sono iscritta per ragioni diverse, o perché faccio attività di utilità sociale, pensate a tutto l'ambito della cultura, ma che non è di solidarietà sociale perché non è direttamente destinata a soggetti svantaggiati, ebbene attraverso la triangolazione, l'intermediazione della fondazione di comunità, io posso offrire ai miei donatori i benefici fiscali che non potrei dare se loro donassero direttamente a me. Per cui si crea un fondo, un contenitore a mio nome, a nome dell'organizzazione, presso la fondazione, dico ai miei donatori donate lì, poi quando dei progetti di utilità sociale dico chiamo la fondazione al progetto X e la fondazione verifica se è utilità sociale e poi mi dai i soldi. Garanzie per i donatori. Oggi viviamo in una società in cui uno dei problemi di fondo è proprio l'assenza di fiducia. E quindi per me è importante dare, per me ente di non profit, dare più garanzie possibili ai miei potenziali donatori. Una garanzia è il fatto che c'è un ente che fa come mestiere quello di analizzare i progetti e che dice che il mio progetto è un buon progetto sostenibile, lo posso portare avanti. Quindi è chiaro che io dirò che il mio progetto è un buon progetto, cioè non è evidente, ma il fatto che sia un terzo che in qualche modo lo garantisce mi dà maggiori possibilità di comunicazione. Ma un'altra dimensione è quella che io dico, guarda, che io ho preso un soggetto terzo che andrà a controllare e garantirà che la tua donazione verrà da me utilizzata per quello che vuoi te. Se tu me l'hai dato per le orche, non lo dirotto sui dolfini, lo utilizzo solo per le orche, c'è qualcuno che lo verifica. Io potrei in qualche modo non dire la verità, potrei avere pressione a farlo, quell'altro invece ti garantisce. E poi, guarda, che questo soggetto raccoglierà la rendicontazione, la analizzerà in termini rigorosi e competenti e te la metterà a disposizione. Non sono io che ti presento la mia rendicontazione, ma c'è qualcuno che la verifica. E inoltre, guarda, stai pur sicuro, la tua donazione è totalmente deducibile perché questo ente ha tutte le carte in regola, quindi io, i singoli enti piccolini ci potrebbero essere dei dubbi, questo non c'è dei dubbi. E quindi queste sono tutte cose che io posso andare a dire al mio potenziale donatore e sfruttare la fondazione di comunità proprio per dargli queste garanzie e far sì che mi doni più volentieri. Vantaggi gestionali. Vi sono donazioni che sono complicate. Pensate ai lasciti legati al testamentario. E donazioni, soprattutto patrimonio, che è difficile gestire. Gran parte degli enti, le organizzazioni di volontariato, non hanno né le masse per gestire in modo efficiente un patrimonio,
perché se hai pochi soldi non puoi diversificare, cosa diversifichi? E invece oggi come oggi l'unica strada per cercare di sopravvivere è una forte diversificazione. Non puoi neanche avere le competenze, perché è chiaro, le commissioni diventano altissime, non riesci a ottenere, quindi rende poco il tuo patrimonio. Oppure non puoi garantire i tuoi donanti, supponiamo che il donatore dice io ti do questi soldi, ma questi soldi devono essere utilizzati sulle rendite per le tue spese, il patrimonio non lo devi toccare. Però una volta che è dentro il mio patrimonio il rischio che qualcosa vada altrove è reale. E invece in questo modo io, mettendo i soldi presso la fondazione di comunità, do tutte queste garanzie. I soldi saranno per me, per le mie attività, però io non posso fare quello che si è deciso che io non posso fare. E sono sicuro che non lo faccio. Fra l'altro, può essere interessante sapere come adesso sempre di più si sta ragionando in termini di lasciti, legati patrimoniali. Ebbene, ricevere un grosso lascito è complesso da gestire, è veramente una roba complicata, ma oltre ad essere complesso rischia di sballare l'ente. È un po' come quello che ha vinto la lotteria, che dopo un po' finisce sui ponti. E di storie di enti che hanno ricevuto le donazioni consistenti e da quel momento hanno perso la gestione, ce ne sono. Creando un fondo presso la fondazione che mi eroga tutti gli anni le rendite, questo problema si riduce in modo abbastanza rilevante. Altra cosa è la tutela del proprio patrimonio. Sono parecchie grandi organizzazioni non profit che hanno creato a lato dell'associazione una fondazione. Qual è l'obiettivo sostanziale? È quello di garantire il proprio patrimonio, evitare che in casi di crisi, quello che dicevo prima, i creditori si rifacciano sul patrimonio. Allora se sei in un ente separato il creditore si blocca, non può più entrare, perché come dicevo prima qualsiasi ente non profit ha un rischio imprenditoriale. L'ente pubblico non paga più o ha fatto male i calcoli, insomma si può trovare in crisi. In più normalmente, soprattutto gli enti piccoli, non hanno una struttura di gestione e controllo molto raffinata e quindi il rischio che qualcuno prenda e scappi con la borsa è reale, o senza scappare con la borsa, che faccia le operazioni che in buona fede però sono fallimentari, è reale. E quindi nel momento in cui questi soldi sono dati, se sono iniziano ad essere consistenti, a una struttura molto fragile, c'è una possibilità di perderli. Nella fondazione questa possibilità si riduce in modo drastico, molto molto. Poi nulla è perfetto in questo mondo. Quindi. Accanto a queste prime esigenze, che chiamiamole esigenze, se vogliamo, strumentali, in cui io ente non profit utilizzo la fondazione per perseguire i miei obiettivi, c'è un'esigenza più ideale, che è favorire la promozione del dono, che è il fondamento del mio settore. Allora, una cosa che è interessante notare è che questo è un ambito, quello dei servizi filantropici, in cui è l'offerta che crea la domanda. Se tu non metti a disposizione lo strumento, nessuno lo utilizza, non gli viene neanche in mente di utilizzarlo. Ma nel momento in cui metti a disposizione lo strumento, la gente inizia a utilizzarlo e quindi iniziano a girare delle donazioni che altrimenti non ci sarebbero. E quindi significa aumentare le risorse per il bene della propria comunità. Inoltre, nei prossimi anni, già da adesso, stiamo assistendo a un enorme trasferimento intergenerazionale di ricchezza, cioè quelli che hanno fatto i soldi nei decenni passati, per ragioni naturali, li devono passare a qualcun altro. Non tutti hanno eredi diretti. Allora, se noi mettiamo a disposizione degli strumenti interessanti, questi li possono utilizzare. Se non mettiamo a disposizione questi strumenti interessanti, è probabile che questi soldi finiscano chissà dove. Infine, i bisogni filantropici che si stanno sviluppando, c'è un numero crescente, proprio la crisi, da un certo momento sta spingendo molti a domandarsi cosa possiamo fare per la nostra comunità. Però, se non ci si struttura a livello di comunità, il rischio qual è? È che tutte queste risorse vengano monopolizzate da quelle che io chiamo l'internazionale non profit, cioè quegli enti, per carità ottimi, ma che sono di dimensioni molto importanti, possono fare enormi investimenti, parlo di milioni di euro nell'attività di raccolta fondi e sensibilizzazione, e quindi sono in grado di drenare gran parte delle risorse. Se voi guardate le statistiche, ma anche le statistiche del 5 per 1000, vedete come un numero tutto sommato molto limitato di enti
raccolga gran parte dei soldi a disposizione. E questo è vero in Italia, ma è vero in Gran Bretagna, è vero negli Stati Uniti. Quindi se non si creano delle infrastrutture a livello locale, che a livello locale possono avere un'importanza rilevante, tutte queste risorse finiranno in alcuni pochi enti che sono in grado di attirarle. Infine, le fondazioni di comunità sono uno strumento, si sta sperimentando proprio in questo periodo, uno strumento interessante per favorire le relazioni. Perché le relazioni importanti, lo sapete meglio di me, nell'isolamento anche il volontariato diventa difficile, però per superare le gelosie o anche per trovare il tempo per incontrarsi, per conoscersi, ci vogliono dei facilitatori. Non viene così in automatico. Un tempo la gente si conosceva e andava tutto. Adesso no. Se non crei le condizioni, ognuno neanche, a parte le gelosie che ci sono in questo settore, ma indipendentemente da quello, ognuno è concentrato sul suo lavoro, ha sempre meno tempo di quello di cui avrebbe bisogno e quindi queste dimensioni finiscono per essere perse. Allora ci vuole qualcuno che in qualche modo abbia come compito non quello di dire la soluzione A, la soluzione B, ma quello di permettere di mettere assieme i soggetti diversi affinché questi soggetti elaborino loro la loro soluzione. Però, e questo soggetto difficilmente è un soggetto interno al settore, perché se lo organizzi te io non ci vengo, spesso succede così. Allora, un ente neutrale che ha rapporti con tutti, sia all'interno del settore ma anche all'esterno, istituzioni piuttosto che donatori, imprese e via dicendo, che tendenzialmente, una volta che funziona, ha anche un po' di soldi, ebbene, se chiama gli enti, questi ci vengono e si inizia un lavoro. Per esempio a Como adesso c'è tutto un processo che dovrebbe, se è partito dai problemi del diurno perché il comune ha tagliato il 40%, e da lì adesso si dovrebbe iniziare una campagna di raccolta fondi comune fra tutte queste organizzazioni, e da lì si dovrebbe poi dar vita a dei progetti comuni, non nel senso che è lo stesso progetto, ma in una ombrella generale in cui poi ci sono tutte le articolazioni, ma che non sono ognuno per i fatti suoi, tutti sanno quello che fanno gli altri. E quindi c'è più spazio per collaborare ed evitare che si perdano risorse. Le fondazioni di comunità, da questo punto di vista, possono svolgere un ruolo rilevante. Arriviamo all'ultimo punto, almeno siamo in orario, con alcune indicazioni più operative. Allora, innanzitutto, bisogna partire dall'identificare chi sono gli utenti, perché qui non c'è come l'organizzazione di volontariato, io aiuto i bambini, dammi i soldi perché aiuto i bambini, qui non si fa niente. Quindi o si individua chi può essere utilizzato, utilizzare questo intermediario, o non serve. In realtà gli utenti sono più parecchi, sono di diversi tipi. Le persone senza reti, ho citato prima, le quali possono essere più che interessate a creare qualcosa che mantenga la loro memoria o porti avanti le loro ideali. Chi vuole ricordare una persona in particolare, spesso collegate a lutti o eventi traumatici, è abbastanza diffuso. Singole persone, famiglie, cioè io stesso per esempio utilizzo il mio fondo per coinvolgere i miei figli nel capire cos'è il dono, nel scegliere i progetti e via dicendo. Le imprese, che possono sempre di più iniziare a imparare a utilizzare la filantropia non semplicemente come pubblicità occulta, che alla fine non è che rende molto, ma come strumento per conseguire quegli obiettivi che sono funzionali anche alla loro crescita economica. Nel senso che non è vero che l'interesse dell'impresa è sempre necessariamente in contrapposizione con l'interesse pubblico. In alcuni casi sì, ma ci sono sicuramente aree di sovrapposizione. E in questa area di sovrapposizione io posso utilizzare la filantropia per realizzare degli obiettivi che sono utili a me, ma che sono utili anche alla comunità di riferimento. Pensate all'istruzione, pensate a tanti elementi. Chi ha problemi con il dopo di noi? Questo è uno strumento. Qui faccio una parentesi. Qual è la distinzione fra fondazione di partecipazione e fondazione di comunità? La fondazione di comunità è un aggregato di tanti fondi, ognuno con la sua identità. C'è quello che gli interessa il disabile, c'è quello che gli interessa la cultura, c'è quello che gli interessa l'ambiente, c'è quello che gli interessa per il patrimonio e via dicendo. Ognuno ha la sua vita e usufruiscono di una casa comune che gli permette di avere tutta una serie di benefici e via dicendo.
La fondazione di partecipazione invece è una fondazione in cui vi è un obiettivo comune e ci sono soggetti che si mettono assieme per realizzare questo obiettivo. Di norma la fondazione di partecipazione è molto molto pesante da un punto di vista gestionale, perché ci sono comitati, sottocomitati, soci, aderenti, è una roba che poi ognuno se la fa come vuole, però è una roba che in termini gestionali è un problema. Tendenzialmente funziona laddove ci sono esigenze di mettere assieme pubblico privato. Sono state inventate tendenzialmente per i musei. C'è il museo pubblico comunale che però non riesce a funzionare, allora io pubblico ti metto il museo, te privato ci metti un po' di risorse, ci mettiamo assieme in una struttura un po' articolata in modo che anche tu puoi gestire. Di fatto nella fondazione di partecipazione l'obiettivo è che tutti i donatori di un certo tipo partecipano al consiglio di amministrazione o in certi strumenti. Qui invece nella fondazione di comunità no, io donatore mi interesso del mio fondo, non mi interessa andare al consiglio di amministrazione generale, non me ne frega niente, a me interessa avere il controllo del mio fondo. Allora qui cosa significa? Significa che per esempio per il caso del dopo di noi io creo tutta una serie di fondi che possono essere o a temi di diverso tipo, ma anche a persone specifiche. Cioè, io ho il fondo, un giudice ha deciso in una casa di separazione che il marito ogni anno, non mi ricordo più, deve pagare una certa somma al fondo a favore della figlia disabile, in modo che quando questa ne avrà bisogno, quindi ci saranno delle risorse per gestire. Quindi è proprio legato alla singola persona, piuttosto che alla malattia, ma ognuno è autonomo, nel senso che poi magari si fanno anche le strutture più articolate, per cui c'è sopra i fondi destinati a singole persone un cappello comune che possa magari fare compensazione, oppure insomma, ognuno poi si fa quello che vuole, sono molto espressivi, ma ognuno è autonomo. Quindi questa è una cosa che è estremamente facile da mettere in piedi, mentre la fondazione di partecipazione normalmente è molto più complicata. E poi, adesso non voglio spaventarmi, ma è molto più complicata in termini di gestione, perché ci sono tanti soggetti che si devono mettere d'accordo. Qui ognuno fa il suo fondo, la fondazione di comunità semplicemente garantisce che le cose siano corrette, che non succeda niente, si fa garante, e la cosa può funzionarsi abbastanza bene. Fra l'altro, in questi termini c'è uno strumento che può essere interessante. Nel momento in cui io voglio creare un fondo delle risorse a favore di un disabile specifico, una delle modalità è attraverso strumenti assicurativi. No? Io posso versare un premio che dopo un certo periodo, in caso di decesso, insomma. Ora, se io lo verso direttamente, lo posso dedurre quasi per niente, questi soldi. Se io faccio lo stesso giochetto di prima, cioè faccio i soldi che dovrei versare nel premio, li dono alla fondazione con il vincolo di utilizzarli per pagare il premio a favore della persona Z, ecco che questa diventa una donazione, quindi deducibile. Quindi potrei avere un beneficio quasi del 50% se ci mettete anche le aliquote, dipende chiaramente dalla mia aliquota diretta. Quindi questo diventa uno strumento che io posso utilizzare per poter creare dei capitali a favore del mio figlio disabile con un vantaggio fiscale che altrimenti non avrei. Questo poi altri enti di erogazione, pubblici e privati, cioè sia gli enti pubblici che hanno dei soldi e che destinano agli enti non profit e che sono sempre di meno, che potrebbero considerare interessante utilizzarli come leva per attirare nuove donazioni, sia le fondazioni d'origine bancaria, che pure quelle hanno questo problema, sia le banche di credito cooperativo. Cioè tutti questi enti, sia la Curia, sono tutti enti che per statuto, per decisione politica, per erogano dei soldi al non profit. Allora, possono erogarli così, oppure possono decidere di utilizzare la fondazione di comunità come strumento per suscitare nuove donazioni. Vi spiego come funziona il meccanismo in modo stupidissimo. Io, ente X, decido che quel progetto è interessante e sono disposto a dare 5.000 euro, quello che è. Però decido contemporaneamente che
quei 5.000 euro arriveranno solo se la comunità si mobilita e arrivano donazioni per altri 5.000 euro. Questo fa sì che i miei 5.000 euro diventino leva per far arrivare a quel progetto 10.000 euro. E quindi i miei soldi scarsi diventano un modo per coinvolgere la comunità. Uno. Due. Diventa poi un indicatore che effettivamente quel progetto interessa la comunità. Perché quanti progetti finanziano che alla fine non gli frega niente a nessuno, stanno in piedi solo perché gli do i soldi? Ma nel momento in cui la comunità ha partecipato, è chiaro che mostra che c'è interesse che la cosa funzioni. E se c'è interesse, a cavallo donato non si guarda in bocca, ma se ci ho messo io dei soldi, poi farò in modo, o cercherà di fare in modo, che la cosa funzioni. Inoltre, nel momento in cui devo raccogliere queste donazioni, farò comunicazione, che è un grosso limite delle enti non profit, che comunicano spesso poco e male, e quindi diventa un incentivo per fare passaggi in questa direzione, ma significa anche per l'ente erogante il fatto che tutti sanno che io sto erogando in quella cosa lì. E quindi ho tutta una serie di benefici rilevanti per me come interrogante. Un discorso simile, analogo, può essere fatto per i club di servizio piuttosto che i gruppi informali di donatori. Ci sono dei gruppi che si mettono assieme per raccogliere soldi. Adesso, fra l'antiriciclaggio, fra che non puoi pagare, è un suicidio queste operazioni qua. Tu c'hai i soldi, ma con che diritto? Insomma, una roba. Allora io mi creo il mio fondino presso la fondazione, i soldi vanno lì, ognuno ha il suo beneficio fiscale, nessuno può venire a dire niente, me la gestisco in termini puliti. Io rotariano piuttosto che del Lion, la mia quota, che se la do la quota per i service, quello che chiamano i service, non quella che per mangiare, ma la quota che danno i service, che se io la do direttamente a Rotary e a Lion non la posso dedurre, se faccio la triangolazione la posso dedurre. E quindi questi sono tutti aspetti che possono essere interessanti. Un altro mondo sono quello delle piccole fondazioni. Ci sono tante fondazioni piccoline che magari costituite a suo tempo avevano anche una rendita quando i titoli di Stato davano rendita a due cifre, poi magari l'inflazione era più alta però non se ne rendeva conto e quindi dava l'impressione. Ma adesso si trovano che la rendita del loro patrimonio non copre neppure le spese operative e quindi rimangono così. Allora alcune diverse hanno deciso di sciogliersi e di diventare un fondo presso la Fondazione di Comunità. In questo modo hanno dei costi operativi molto più bassi e quindi riescono a continuare ad operare. Realtà non profit, questo un po' ve l'ho spiegato prima, col discorso di prima, piuttosto che i professionisti o le banche. Perché i professionisti e le banche possono essere interessati? Perché se io sono un notaio e mi arriva una persona che dice io ho 500.000 euro, non sono proprio bruscolini, e vorrei fare una fondazione, se io sono un notaio serio con 500.000 euro la fondazione non ce la fai, perché alla fine, nella situazione attuale, la rendita di questi 5.000 euro non coprirà neppure una quota delle spese di gestione, quindi è una presa per il culo. Però non posso dire al mio cliente così, non funziona, per cui tendenzialmente gli farò fare una roba che è una presa per il culo, per un momento succede così. Ma se io so che esiste questo strumento, gli posso dire, sì, la fondazione autonoma secondo me non sta in piedi, però tu puoi crearti un fondo, un signor fondo con 500.000 euro che sta in piedi, e quindi ti do una risposta, piuttosto che il commercialista, che dice all'azienda che in questo modo può gestire le sue donazioni in modo molto più rigoroso e più trasparente senza avere il rischio di problemi col fisco, piuttosto che il private banker. Ora, pensate a un private banker, cioè questi qui che gestiscono i grandi patrimoni delle persone fisiche. Tendenzialmente si trova ad avere a che fare con clienti di una certa età. Ora, quando il cliente passa a miglior vita, lui perde tutto il patrimonio, le masse spariscono. Ma se il cliente decide di utilizzare parto in toto il suo patrimonio per creare un fondo presso la Fondazione di Comunità, e questo fondo è avvenuto grazie al private banker, è evidente che la Fondazione Comunità continuerà a utilizzare il vecchio private banker. E quindi lui, oltre a dare una risposta al problema del suo cliente, ha un beneficio reale, perché i soldi continuano a gestirli. E sono dei casi concreti che vi potrei raccontare da questo punto di vista, che non sono stati fatti necessariamente con questa mentalità malsana, però alla fine tutto aiuta. Per cui qui è un servizio e c'è tutta una serie di soggetti che possono essere interessati a promuovere questo servizio perché è anche loro interessante per loro. Allora, operativamente cosa si fa? L'aspetto più importante. Continuiamo, riusciamo a finito per l'ultima. Cosa dite? Sì, poi facciamo la pausa dopo, va bene? Questa è l'ultima slide.
Il primo passaggio è individuare un gruppo di promotori, che sia composto da persone, innanzitutto che siano dei donatori se stessi, che vivono questa dimensione. Perché è inutile, se io non la vivo, non la comunico. Se io non la vivo, non capisco neanche cosa serve. Quindi è fondamentale, è il punto primo, che i promotori e gli eventuali promotori di questa siano dei donatori. Se non sono dei donatori, non va bene. Naturalmente non essere persone rispettate dalla comunità, cioè se sono dei farabutti non va bene, quelli, come delle persone che la gente si può fidare, dice questa qui è gente di valore, e che abbiano relazioni fiduciarie, qui la parola chiave relazioni fiduciarie, con quei potenziali utenti a cui ho detto prima. Perché è chiaro, qui non è la raccolta fondi che giochi sull'emotività, qui è un discorso logico. È un discorso che però funziona solo se ci scatta la fiducia. Perché è vero che io posso presentare questa roba qui, però la gente dice, ma mi prende per il culo, insomma, non ha gli strumenti per andare a dire effettivamente se quello che dico è vero o se sono semplicemente uno che sa parlare bene. E anche questo è particolarmente diffuso. Quindi solo se c'è un rapporto di fiducia la cosa passa. E poi con esperienze diverse. Una fondazione di comunità è una fondazione il cui consiglio non rappresenta ma riflette la comunità, cioè ogni parte della comunità deve vedere dentro quel consiglio qualcuno con cui può parlare, qualcuno che più o meno capisce la sua lingua, e non mentre non la rappresentanza è deleteria perché dentro una serie di giochi che poi lasciano, creano problemi, ma gente che sia di diverso tipo e che quindi sia in grado di relazionarsi con tutti. Tutta, possibile, con gran parte dei vari sottoinsiemi che compongono la comunità. Una volta che si è individuato questo primo gruppo, che poi chiaramente può modificarsi, cambiarsi, integrarsi, fare quello che si serve, il vero lavoro è elaborare un piano strategico per identificare e coinvolgere le potenzialità. Cioè, la lista che ho fatto prima dice no, di fondazione non ce ne sono, di questi qui è inutile parlarci, però di questi c'è qualcuno e qui possiamo andare a parlarci con questo, offrirgli questo e vediamo che salta fuori. E infine dotarsi una struttura operativa. E qui ci sono tendenzialmente tre strade. Io posso iniziare e costituisco direttamente la fondazione, devo fare un po' di raccolta fondi necessaria per ottenere il riconoscimento e costituisco la mia fondazione e poi inizio ad operare. Oppure posso iniziare a dire, ma adesso l'idea è interessante, però bisogna capire se effettivamente funziona, e mi creo una sorta di comitato, aventi caratteristiche ONLUS, che può iniziare a fare tutte le attività di intermediazione filantropica che ho detto prima, ma che però non è ancora fondazione, quindi non ci devo mettere il capitale iniziale. Poi dopo un po' di anni dico, vabbè, la funziona, ha mostrato che serve, allora chiamerò la comunità e dirà, la trasformiamo in fondazione o meno, dopo si vedrà. Oppure, altra soluzione è stato recentemente costituito l'anno scorso a dicembre il Comitato per il Dono, che è una struttura presieduta da Zamagni che ha come obiettivo proprio quello di fare da intermediario filantropico a livello nazionale, per cui non ci sono fondazioni di comunità dappertutto, come sapete bene, e quindi se io sono di Milano e voglio avere un servizio di questo tipo, attualmente non c'è niente, cioè in realtà c'è questo comitato per il dono che mi può dare questo servizio. Ma accanto a questo opera anche come incubatore in nuove fondazioni di comunità. Per esempio, recentemente c'è un gruppo in Val di Susa che vuole dar vita ad una fondazione di comunità e cosa fa? Crea questo fondo all'interno del comitato per il dono, per cui non ha tutti i benefici di una fondazione di comunità, nel senso che non deve preoccupare la contabilità, della gestione, tutti questi aspetti qui, inizierà ad operare. Se un giorno diventerà sufficientemente grande per camminare con le proprie gambe, uscirà, se no rimarrà lì e continuerà fin quando vuole. Ecco, questo era più o meno, spero di aver più o meno risposto alle... un ultimo punto. In Italia attualmente ce ne sono una trentina di fondazioni di comunità, potrebbero fare meglio, però i risultati sono stati considerati molto positivi. Quando siamo partiti in Fondazione Carp non ci credeva nessuno, adesso le fondazioni, parecchie fondazioni, raccolgono donazioni che superano il milione di euro all'anno senza particolari problemi e poi dopo erogano sul territorio. Grazie mille.